Sabato 2 febbraio 2013 rimarrà nella storia come un giorno molto triste per qualsiasi tifoso di calcio, di sport e della Roma in modo particolare. L'esonero di Zeteng Zeman, uno dei più grandi maestri di calcio, oltre che un uomo difensore valido dei più nobili valori dello sport, non va giù a me, così come non va giù a molti tifosi della Roma, del calcio e dello sport in generale. Prima di presentare questo mio dissenso alla proprietà americana capeggiata dal signor Pallotta, mi sento io per prima di tutto ringraziarli per quello di buono che hanno fatto, per aver scelto in un momento di crisi globale di investire in Italia, in una città come Roma. I miglioramenti effettuati sul sito, l'investimento nei social media come Facebook, Twitter e LinkedIn, le tournée all'estero, le nuove partnership globali a livello di sponsor, il progetto del nuovo stadio sono sotto gli occhi di tutti. La maggior parte della tifoseria mi detesterà per questo, ma ringrazio anche i signori Baldini e Sabatini per il loro lavoro e il loro impegno per aver portato comunque dei giocatori giovani e di talento e di grande prospettiva nella nostra società. Ovviamente non condivido però la scelta dell'esonero di Zeman, nelle ragioni, nei modi, nella tempistica, ed è il pensiero della maggior parte dei tifosi che, come me, amano Roma e la Roma. Per esempio, il grande Carletto Mazzone, il più romanista di tutti gli allenatori, dice: "Non sono d'accordo con l'esonero di Zeman. Quando si è deciso di ingaggiare Zeman, si conoscevano i suoi pregi e i suoi difetti. Bisognava avere pazienza. Non credo che fosse lui il responsabile della situazione che si è venuta a creare. Zeman ha una storia importante. Avrebbe pagato di tasca sua per vincere a Roma. Questa squadra nell'ultimo anno e mezzo ha cambiato tanti giocatori. Alcuni sono molto validi, ma sono poco più che ragazzi. Hanno bisogno di tempo per crescere. Sarei andato fino a fine campionato con Zeman. Gli avrei dato tempo. In questa decisione vedo una mancanza di competenza. Se si pensa che lui sia il responsabile della carenza dei risultati, si valuta, ma alla fine della stagione, io l'avrei confermato anche con 10 sconfitte. Una decisione del genere, a questo punto dell'anno, è incomprensibile." Carlo Verdone: "A Zeman cosa possiamo dire? Ma non vedete quanti errori fanno questi giocatori? Banali, inaccettabili." Tornando indietro, bisogna analizzare che la scelta di Zeman come allenatore a inizio stagione aveva riempito di gioia e di entusiasmo i tifosi, come testimoniano i record degli abbonamenti. L'idea della società di voler fare un calcio bello, pulito e spettacolare che divertisse i tifosi per poi arrivare alle vittorie si combaciava perfettamente con la filosofia di gioco di Zeman. La voglia di costruire qualcosa di straordinario era tanta, ma quando si costruisce qualcosa di importante, si necessitano due cose: il lavoro e il tempo. Tempo che la stampa italiana e una parte dei tifosi non sanno dare. Si vuole tutto e subito, per poi giudicare dai risultati, senza però analizzare come essi siano stati conseguiti. Per chi non lo sapesse, Roma non è stata costruita in un giorno. Così come tutte le grandi squadre della storia dello sport hanno investito per almeno 5 anni, prima di iniziare a vincere qualcosa in maniera duratura. I signori americani conosceranno sicuramente Red Auerbach, il grandissimo allenatore dei Boston Celtics. Fu ingaggiato nel 1950 e ci mise 6 anni prima di iniziare a vincere. Poi non smise più, perché nel decennio che va dal 1956 al 1966 vinse 9 campionati su 10. Invece, parlando di calcio, Sir Alex Ferguson, chi non lo conosce? Quando arrivò a Manchester nel 1986, ci mise 6 anni e mezzo prima di iniziare a vincere. Dovette cambiare la cultura di una città del nord Inghilterra dove i giocatori passavano più tempo nei pub a bere che ad allenarsi. Ma poi, dopo fatiche, piccole crisi, delusioni, nella stagione del 1992-93 vinse la sua prima Premiership e cominciò a mettere le basi per una delle squadre delle società di calcio più forti del calcio moderno. Quello che dispiace tantissimo a me e a tutti i tifosi è che con questa proprietà, dirigenti, Zeman allenatore, si poteva costruire qualcosa di straordinario.
magari non avrebbe avuto lo stesso successo degli esempi citati prima, o forse sì, ma non potremo mai saperlo, perché ora non ci rimane che ascoltare un certo Luciano Moggi che ci deride dall'alto, che parla sul desonore di Zeman. Per Zeman purtroppo è andata a finire così. Non posso negare che me l'aspettavo e l'avevo ampiamente pronosticato. Oppure, parlando di Zeman e Baldini, invece i risultati sono stati deludenti, ma non c'è da sorprendersi. Zeman e Baldini sono quello che sono e l'hanno dimostrato quest'anno. Sentire queste frasi da un tale personaggio che non dovrebbe proprio avere nulla a che fare con lo sport o con qualsiasi giornale oggigiorno è una cosa vergognosa e non fa altro che aumentare il valore e la stima nei confronti di queste persone da parte mia. Forse però hanno ragione una parte dei tifosi che dice che se forse la società avesse avuto la stessa fiducia che aveva l'anno scorso a Luis Enrique. Io posso soltanto dire che la società ha assolutamente intenzione di tenere Luis Enrique. Forse non sarebbe finita così. Comunque sia, purtroppo non è vero come dice il CEO della Roma, Italo Zanzi, che ormai con questa decisione è stata superata una situazione difficile. La verità è che la Roma si ritrova con un grande allenatore in meno e di sicuro con almeno un tifoso, deluso e con il cuore spezzato.